È tutto pronto per la 24esima edizione della passeggiata nella storia marsico-medievale, un appuntamento che ritorna e che ci riporta indietro nel tempo al 1272, quando questa comunità fu tappa del viaggio di San Tommaso d'Aquino, che qui incontrò la sorella, la contessa Teodora, moglie di Ruggero II di San Severino. Una rievocazione storica che è portatrice anche di una tradizione enogastronomica, culturale a 360 gradi per i tanti turisti che verranno a visitare Marsico Nuovo il prossimo 22 di agosto. Si rinnova e sicuramente si migliora. Quest'anno abbiamo implementato con l'associazione Cuochi Potentini un ragionamento volto anche a un momento di studio e ricerca su quelli che erano i piatti e le materie prime dell'antichità. Quindi questa vuole essere una manifestazione che sta al passo con i tempi, quindi sì, una manifestazione storica, ma una manifestazione rivolta ai turisti per far conoscere il territorio e, se permettete, questi luoghi incantevoli che solo noi a Marsico abbiamo. Anche un'occasione di promozione per l'intera Val d'Agri, ma soprattutto un momento studiato per sottolineare quanto è importante studiare e valorizzare le tradizioni soltanto con una visione. Si può fare in modo tale che le caratteristiche di un territorio diventino punto di forza. Assolutamente. Marsico e sede vescovile ha un patrimonio storico-culturale, secondo me, impareggiabile in Basilicata. A questo aggiunge una qualità dell'ambiente circostante straordinario. Abbiamo una montagna fantastica, abbiamo Piana del Lago, abbiamo Fontana delle Brecce, abbiamo un patrimonio che deve essere messo a sistema in quanto per troppo tempo è stato dimenticato e può essere la chiave di volta per uno sviluppo che da troppo tempo questo territorio, questa comunità aspetta e che deve avere. Noi, come già abbiamo fatto l'anno scorso, stiamo cercando di dare maggiore importanza a questo evento. Questa passeggiata rappresenta un momento importante sia da un punto di vista storico-culturale, ma anche da un punto di vista gastronomico. Infatti, come già abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo stipulato una sorta di accordo, di convenzione anche con l'Associazione dei Cuochi Potentini, proprio per dare un maggior lustro e una maggiore qualità al prodotto che già era presente negli altri anni anche con i ristoratori locali. Inoltre ci sarà anche, a conclusione della serata, la seconda, diciamo, edizione del torneo di Morro, un torneo dimostrativo, proprio perché noi ci teniamo anche a rimarcare l'importanza di quelle che sono le tradizioni del nostro posto, perché l'impegno della nostra amministrazione, oltre che di valorizzare quello che è l'aspetto culturale del paese, anche quello di riunire un po' e di riunire il tessuto sociale che negli ultimi anni era andato praticamente a sgretolarsi un po'. C'erano molte differenze, c'era sempre quella tendenza alla divisione, soprattutto fra centro e frazioni. Quindi noi, da questo punto di vista, ci stiamo impegnando davvero tanto. Vorrei ringraziare l'amministrazione che, dopo il primo successo dell'anno scorso, ci chiama per la seconda volta come Associazione Cuochi Potentini, come partner della passeggiata storica che faranno qui a Marsico. Abbiamo pensato di creare uno stand più importante quest'anno. Faremo un primo piatto che sono dei ravioli, che rispecchiano, i ravioli di Fra Tommaso, rispecchiano la tradizione del 1200-1278, proprio nel periodo in cui, insomma, c'era il Fra Tommaso, e questi ravioli saranno speziati con una farcia di ricotta, cannella, e avremo una salsa al lime, uva sultanina e del croccante di tarallo. Dopodiché cos'altro si potrà assaggiare? Beh, qui abbiamo pensato proprio di fare quasi un piccolo menu della carne del nostro maialino nero, però abbiamo pensato sempre a una tradizione che veniva dal recupero del cibo. Avremo una farcia con il canestrato di Moliterno e del pane raffermo, tutto quello che avanzava una volta, per non buttarlo, si faceva una farcia, si dava una croccantezza che veniva poi dorato al forno e servito su un letto di patate con un po' di odori di rosmarino. Non c'è una bella serata se non facciamo anche un bel dolce, ma rispecchiamo la tradizione, la rispecchiamo sempre con dei biscotti speziati e anche un dolce della sposa, un po' rivisitato con una marmellata
di mele cotogne, che sarà molto bello. E anche a questo completeremo con un vino, perché anticamente, come i romani, ma anche in questa tradizione, bevevano dei vini dolci. Quindi avremo un nostro vino della Basilicata, ma aromatizzato con della frutta, con delle pesche, con della cannella, con dei chiodi di carofano. Una promozione del luogo che passa anche da chi lavora la materia prima sul territorio. Sicuramente è un punto di forza quello il nostro, quindi la ricerca, la valorizzazione nel territorio attraverso appunto questi prodotti tipici, e quindi raccontare il territorio attraverso i piatti. Da decenni ormai, 30 anni a settembre se Dio vuole, di attività, stiamo appunto facendo un progetto di valorizzazione del territorio stesso, oltre che la ricerca di prodotti di materie prime da impiegare, oltre che coltivare in loco, quindi in azienda, e quindi poi reintegrarli attraverso il nostro menù. Tra le novità dell'edizione del 2024, la partenza del corteo avrà luogo dal monastero di San Tommaso di Canterbury, sede attuale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri, Lagone Grese. Il luogo fu intitolato a San Tommaso di Canterbury nel 1179. La data è significativa in quanto San Tommaso di Canterbury venne assassinato nella sua cattedrale. Già nel 73-74 fu canonizzato, e a pochi anni a seguire troviamo questo luogo intitolato con chiesa e monastero che vediamo alle mie spalle, vediamo i ruderi, le vestigie dell'originario monastero, nel 1179. Perché questa scelta? Perché il re d'Inghilterra diede in moglie sua figlia al re di Sicilia. Il re di Sicilia era cugino diretto dell'allora conte di Marsico. Per riabilitare la casata reale inglese dopo l'assassinio brutale in cattedrale di un vescovo cristiano, Tommaso di Canterbury, si decise di iniziare una politica di appunto riabilitazione agli occhi dei cristiani, ed è significativo notare come fu fondato qui su questo luogo un sito di culto dedicato a Tommaso di Canterbury. Da questo Tommaso al nostro Tommaso, San Tommaso d'Aquino, che, se è vero che venne a Marsico, certamente visitò questo monastero. La visita presunta di San Tommaso d'Aquino a Marsico risale al 1273. È attestato, ed è questo il contesto storico, che nel 1272 San Tommaso d'Aquino rientrò in Italia. Su pressioni del re di Napoli iniziò a insegnare teologia nell'allora scuola fondata da Federico II a Napoli e a Salerno, la scuola medica salernitana. Proprio a Salerno e nei possedimenti salernitani e lucani e calabresi dei San Severino vi era la sorella di San Tommaso d'Aquino, Teodora d'Aquino. Negli ultimi anni di vita è attestato ed è provato che San Tommaso d'Aquino ebbe residenza a San Domenico Maggiore a Napoli e nei possedimenti dei San Severino, quindi a far visita alla sorella tra il 72 e il 74, anno della morte. Maria Lupo, presidente della Proloco Marsico 93, ritornano le giornate medievali, un percorso nuovo, ancora più attrattivo, ma soprattutto quest'anno c'è stato un contest per scegliere i due protagonisti che sfideranno. Ecco, nel dettaglio ci descriva cosa è accaduto. Niente, abbiamo deciso quest'anno di fare un contest per scegliere il conte e la contessa. Quindi tante persone si sono candidate, sono venuti da noi, ragazzi, le coppie, li abbiamo fatti vestire con il costume del conte e della contessa, abbiamo fatto le foto, dopodiché abbiamo mandato le foto su Facebook e su Instagram. La coppia che riceveva più like vinceva il contest. Quest'anno la coppia che ha vinto, Patrick e Lisa, hanno ricevuto 800 mi piace, quindi loro hanno vinto per poco sulla seconda classificata. Ci sono stati tantissimi, hanno votato tantissime persone, facendo poi un resoconto finale abbiamo avuto circa un 4-5 mila preferenze. E siamo felici perché così abbiamo fatto sì che tutti partecipassero, che la scelta del conte e della contessa non fosse solo nostra, ma di tutta la comunità. Ed eccoli i vincitori del contest, Elisa Vaccaro e Patrick Azzato. Ragazzi, descriveteci le vostre emozioni per questa grande manifestazione
della quale sarete protagonisti? Abbiamo partecipato alla sfilata un paio di volte, però come coppie, diciamo, normali del corteo, diciamo più coppie semplici. Un ruolo più importante, quello di conte e contessa, è sicuramente emozionante, ma è emozionante in generale partecipare ad un evento storico del paese, perché ti rende proprio in prima persona, ti rende partecipe, insomma. Sarete una coppia non solo durante la manifestazione, la passeggiata medievale, ma lo siete anche nella vita, ecco, un qualcosa in più magari che vi ha portato a vincere, una sintonia che è stata vista anche da chi ha votato il contest. Assolutamente sì, credo che questo sia stato il motore di tutta la gente che ci ha supportato durante la votazione, durante il contest. E siamo una coppia da 15 anni, quindi giusto qualche annetto, da quando eravamo bambini, e l'anno prossimo convoleremo a nozze, quindi è stata anche una sfida per mettersi in gioco insieme, per sentirci più partecipi l'un l'altro, ma soprattutto per fare qualcosa di bello per il paese, perché comunque mettersi in gioco per il paese, per la storia di Marsico, per noi è stata davvero una bella emozione. Sindaco, dunque un invito a tanti a venire il 22 agosto per assistere a questa meravigliosa manifestazione. Assolutamente sì, vi aspettiamo il 22 agosto, ma vi aspettiamo in questi giorni di agosto a Marsico Nuovo. Abbiamo la Tre Giorni di Brassen, abbiamo il premio, abbiamo il concerto degli Zero Assoluto, abbiamo una splendida manifestazione che è soprattutto la nostra festa patronale con il concerto dei Bunker e i fuochi pirotecnici del maestro Teora, che possono essere goduti in questo luogo. E consentimi ancora di dire, fuochi pirotecnici forse i migliori della Basilicata.